Anna, 34 anni di lavoro in fiera e la comunicazione che te ne dovevi rimanere a casa ti è arrivata nel giro di 2 mesi, praticamente dall'oggi al domani, sì, rispetto sì. a tutto il lavoro che tu hai messo in questo posto. Adesso che succede? Allora, non sappiamo che cosa succederà. Io posso semplicemente dire che non sono... Alza un pochino la voce che non ti si sente. Okay. No, allora, innanzitutto io vorrei dire che non avrei mai voluto trovarmi in questa situazione e poi naturalmente non mi aspettavo di trovarmi in questa situazione dopo più di 30 anni di lavoro in fiera, perché sinceramente come me e altri colleghi abbiamo dedicato la nostra vita. E una cosa che vorrei dire è che quello che mi dispiace che non abbiamo il supporto dei colleghi che stanno lavorando all'interno, perché probabilmente vivono, cioè lavorano in un clima di terrore e hanno paura che la stessa cosa che è accaduta a noi potrebbe accadere a loro in un secondo tempo successivamente, che secondo voci di corridoio non ci sarà neanche da aspettare molto, così dicono, adesso questo non lo so. Poi un'altra cosa che praticamente a me fa molto male è che hanno promesso posti di lavoro nel territorio, perché da quando siamo stati trasferiti da Fiera Milano a Fiera Rho hanno promesso dei posti di lavoro, sempre voci di giornalisti, voci di corridoio eccetera, però io mi ritrovo anche in una situazione che io sono perese, abito a Pero e sono stata lasciata a casa, quindi sono proprio una testimonianza di questo che è accaduto. A quanti anni dalla pensione ti hanno lasciato a casa? Purtroppo mi mancano, forse con la nuova legge, mi mancano 8-9 anni alla pensione e devo dire che essendo ultra cinquantenne sono vecchia per il mondo del lavoro, mi definisco così, e sono giovane per la pensione, quindi questa decisione che ha preso Fiera nei miei confronti, nei confronti anche di altri miei colleghi che più o meno nel gruppo di 19 abbiamo più o meno tutti la stessa età, siamo molte persone, sono sui 50 anni, ha creato non pochi problemi. Poi un altro problema è che sono monoreddito oltretutto. Quindi Anna, da un periodo lungo di lavoro a tempo indeterminato, quindi con una certa sicurezza, sei entrata di botto tu e i tuoi colleghi nel mondo della precarietà, del lavoro precario, perché di solito si attacca il lavoro precario al giovane, poi nessuno ci dice quando finisce questo giovane, però in effetti per scelte politiche dell'ente fiera, in questo caso, in altre situazioni, per la fantomatica crisi, nel mondo del precariato stanno entrando padri, madri di famiglie, situazioni monoreddito. Eh sì, purtroppo è così. Speriamo che riescano a risolvere la situazione in un'altra maniera, che non lasciano a casa altre persone, perché probabilmente noi siamo stati una sorta di prepista di questa azione politica. Mi auguro solo che altri colleghi non facciano la nostra fine e poi egoisticamente parlando mi auguro che la nostra situazione abbia un epilogo un attimino diverso, ecco. Va bene.